I Lions, casa irta di Capua, adottano una piazza, una delle piazze più importanti della città di Capua. Si è svolta la manifestazione con la quale appunto la piazza viene intestata e viene intitolata appunto Piazza Cittadinanza Attiva, ed è questo il tema dell'odierna puntata del taccuino politico della Campania. Noi abbiamo ascoltato innanzitutto il presidente del circolo Casa Irta dei Lions di Capua. Vediamo cosa ci ha detto. No, noi ci proviamo di creare una piazza di riferimento della città per tutte le attività culturali e civili, simile all'Agora Greca, il punto di ritrovo, tant'è che i Lions ogni anno faranno in questa piazza un evento per raccogliere la cittadinanza e per proporre nuove idee alle istituzioni, istituzioni quali il Comune, la Provincia, la Regione. Non dimentichiamo che la Regione è la prima, la Campania, che ha adottato una legge che permette all'associazione di essere proattive verso le istituzioni per poter migliorare quello che ovviamente si può migliorare, ma semplicemente per far sentire il cittadino sempre più attore, non più suddito di una cittadinanza. Cosa abbiamo fatto nella piazza? L'abbiamo ristrutturata, oggi ci sarà la cerimonia nel quale togliamo il drappo e verrà quindi inaugurata questa targa, e abbiamo raccolto i cittadini di Capua e del club Capua Casa Irta intorno a questa piazza. Ecco, lei si sente di consigliare l'esportazione di questo modello, cioè è un modello appunto che può essere anche, diciamo, copiato tra virgolette da altre realtà. Quando noi a ottobre abbiamo parlato di questa cosa sembravamo utopica come iniziativa, nel senso irraggiungibile. Non solo l'abbiamo raggiunta noi, ma addirittura altre città come Aversa ha fatto la stessa cosa, e nella provincia di Caserta sono sempre di più le richieste presso la prefettura di cittadine che vogliono adottare, Club Lions di alcune cittadine casertane che vogliono adottare una piazza. Questo per far capire che a volte è facile copiare il cattivo esempio. Noi ci lamentiamo sempre che i nostri giovani copiano solamente immagini negative. Non è vero, se ci impegniamo e diamo dei buoni esempi, c'è anche persone che sono disponibili con il sacrificio a copiare iniziative che possono dare un vantaggio alla cittadinanza. Presente alla manifestazione il direttore generale per l'Europa dei Lions Club, stiamo parlando del professor Ermanno Bocchini, vediamo. E quindi la società civile che assume responsabilità dirette. È il caso per esempio dell'adozione di piazze come quella che festeggiamo e celebriamo stamattina. Il Consiglio d'Europa, che ha sede a Strasburgo e presso il quale io rappresento il Lions Club International, ha promosso un codice di partecipazione della società civile ai processi decisionali pubblici. In questo codice si inquadra come codice di comportamento l'intestazione di questa piazza. La piazza è un simbolo, ma è anche un programma di azione, perché io penso che presto un evento internazionale da parte del Consiglio d'Europa, promosso dalle organizzazioni non governative del Consiglio d'Europa, possa avere come sede Capua. A Capua esistono tutte le premesse per esprimere Capua cittadina europea, per i beni culturali, beni storici e anche dei beni religiosi che hanno una grande dimensione nella tradizione religiosa della città di Capua. In breve, Capua ha solo bisogno di avere il supporto e il riconoscimento della comunità internazionale. A questo fine, e per questo fine io sono venuto a inaugurare questa piazza innanzitiva, l'idea di fondo che condivido moltissimo con il sindaco di questo comune è creare presto un campus europeo di cittadinanza umanitaria che valga a far venire l'Europa a Capua e valorizzare ciò che Capua ha già, perché tutte le città possono un giorno diventare ricche, ma se una città una storia non ce l'ha, non se la può dare. Questo mi ha detto il ministro degli esteri viennese quando ho incontrato nel Palazzo delle Nazioni Unite a Vienna, in Austria, le autorità di governo di quel paese. Capua una storia ce l'ha, l'Europa può essere fiera di questa grande, grande ricchezza sociale, umana, culturale che Capua ha.
Ed infine non poteva mancare il saluto del primo cittadino di Capua, il sindaco Carmine Andropoli. Ma noi ci proponiamo innanzitutto di avere un aiuto concreto da Lions, in che senso però? In termini di immagine, Capua è una città antichissima, dalla storia trimillenaria, è una delle città più antiche al mondo e i Lions sono un'associazione internazionale, quindi noi vogliamo collaborare con l'associazione internazionale in modo tale che si possa promulgare le gesta e la storia della nostra città in tutto il mondo. Ecco, lei ritiene che questo modello possa essere esportabile anche in altre città, perché no, anche nei capoluoghi di provincia della regione Campania, visto che in Campania esiste una legge regionale che permette appunto la cittadinanza attiva? Sì, sicuramente questo è esportabile, però partire da Capua, che è una città a dimensione Duomo di circa 20.000 abitanti, e promozionare la sua storia può essere un vantaggio, perché una grande città, un'iniziativa del genere si può disperdere. E adesso cambiamo pagina, importante convegno sul tema della sanità a Roma nell'ambito del Sanit. Si è parlato anche della sanità campana, vediamo perché. Sì, sono i fondi europei che sono stati riprogrammati, 2,3 miliardi di euro, e sono stati destinati nella riprogrammazione a 3 regioni del sud. In particolare, all'interno di questi fondi sono stati individuati ben 330 milioni per gli anziani non autosufficienti, e questo perché obiettivamente il sud, e in particolare Campania, Calabria, Sicilia, sono le regioni che più soffrono di una contrazione dei fondi del sociale. I fondi del sociale sono utilizzati in tanti settori, sono utilizzati nel settore dell'infanzia, anche pensiamo al materno infantile, nel settore della reintegrazione del giovanile per esempio, ma anche nell'ambito della non autosufficienza degli anziani. Quindi è una grande occasione secondo me per le regioni del sud. L'importante è fare progetti seri subito per riuscire a bloccare e a indirizzare oggi quei fondi nella direzione giusta, senza attendere. Ecco, non volendo fermarsi al compartimento stagne, guardando l'aspetto sociale, ma diciamo contiguo a quello che è uno dei comparti più importanti, che è appunto quello della sanità, è di fronte a una riconversione del sistema ospedaliero campano. Si è provveduto a un nuovo piano ospedaliero, ci sono ospedali che non chiudono ma che vanno riqualificati. Ecco, in questa direzione l'anziano quale ruolo potrebbe avere? Beh, gli anziani ovviamente spesso e volentieri in un territorio che manca di servizi come l'assistenza domiciliare, le RSA, ovviamente si rivolge all'ambiente ospedaliero. Io dico che questi fondi a disposizione potrebbero aiutare la riconversione, e cioè in altri termini aiutare l'organizzazione ad orientarsi di più verso la componente della non autosufficienza. E quindi perché no, magari pensare di riorganizzare alcuni ospedali con anche all'interno delle strutture di tipo riabilitativo, di tipo residenziale, semiresidenziale, diurno, ma anche assistenza domiciliare, per cui penso che potrebbe essere davvero una grande occasione. Ci sono i fondi, l'importante è impegnarli, non lasciarli lì, altrimenti questo è un rischio del sud, no? Quello di avere a disposizione dei finanziamenti ma mancano le progettualità per trasformare quei soldini importantissimi, pochi ma in questo momento fondamentali, anche in posti di lavoro.